seconda giornata di Liguria da bere, la manifestazione dedicata al vino e ad altre tipicità gastronomiche locali. Liguria da bere è giunta alla 12ª edizione, oltre 40 gli stand e 200 le etichette che stanno animando in modo particolare Corso Cavour e Piazza Beverini. Ma facciamo un passo indietro: nella giornata di ieri c'è infatti stata l'inaugurazione, il taglio del nastro alla presenza delle massime autorità. Buon Liguria da bere a tutti! Taglio del nastro questa sera per la 12ª edizione di Liguria da bere. A partire da oggi, venerdì 30 giugno, fino a domenica 2 luglio, le vie del centro storico, ma in modo particolare Corso Cavour, saranno animate dagli oltre 40 stand dove saranno presenti i vini del territorio. È iniziata oggi la 3 giorni di Liguria da bere. Ogni anno si superano di gran lunga le 10.000 degustazioni, ma sempre con moderazione. Questo sicuramente è l'aspetto più bello di questa manifestazione, che proprio educa i cittadini alla cultura del bere. Sì, è proprio così, ed è una cosa che ci rende davvero soddisfatti, perché uno degli obiettivi di Liguria da bere è proprio di creare la cultura anche del bere locale, come si dice, no? Però la cultura, non di venire a ubriacarsi, che è tutt'altra cosa. E quindi questo è il motivo per cui in realtà Liguria da bere è una degustazione di prodotti tipici, ovviamente collegati soprattutto con il vino, ma non solo, e non soltanto di Spezia, ma dell'intera Liguria. D'altra parte, noi che la organizziamo siamo Riviere di Liguria, quindi ora abbiamo Spezia, Imperia e Savona, per cui almeno questo lo facciamo. Un evento ormai consolidato, questa è la 12ª edizione, e quando si comincia a raggiungere un numero così importante significa che la manifestazione funziona. Sì, sì, e noi ci aspettiamo, lo dico con sincerità, sia questa sera che domani sera davvero tantissima gente. E anche questo è un modo di essere spezzini, un modo di stare vicini, un modo di conoscerci. Il Liguria da bere è diventata anche un po' una festa della città, ed è bello, se è una festa della città aiuta, come diceva lei prima, anche a fare cultura, e credo che le due cose insieme siano davvero quanto di più un organizzatore possa richiedere. Sindaco, con questa iniziativa, con questa manifestazione, anche la sua prima uscita ufficiale con la fascia da sindaco. Sì, indubbiamente è una grande emozione, è un grande onore rappresentare tutta la città a un'iniziativa come questa, che coinvolge tanti produttori di qualità e che porta il nome della nostra terra nel mondo, non solo in Italia, non solo in Europa, e quindi è un onore doppio. Questo è uno degli eventi che apre un po' l'estate spezzina, che contraddistingue proprio gli eventi in vista dell'estate. Ovviamente non è facile programmare un calendario di eventi, essendosi insediato praticamente l'altro ieri, però avete già in mente qualcosa per animare questa città nei mesi estivi che rimangono? Beh, prossimi anni sì, cambieremo tanto. Quest'anno il programma dell'estate spezzina sarà settimana prossima comunicato a tutti, con qualche sorpresa. I miracoli non posso farli, quindi mi limiterò a quanto in parte programmato, ma non solo, abbiamo qualche idea, vediamo ora cosa succede negli ultimi giorni, se riusciamo a fare qualche effetto a sorpresa. Un comparto importante, quello che riguarda la coltivazione vitivinicola per la Liguria, ma in modo particolare per la Spezia, un settore sul quale puntare, che dà sempre riscontri positivi, e questa manifestazione ne è davvero la testimonianza. Beh, direi che il nostro territorio ha delle caratteristiche fondamentali per questo tipo di prodotto. Credo anche che sia ormai una manifestazione consolidata nel tempo, che dia lustro alla città, dove la regione evidentemente dà il patrocinio, contributa all'organizzazione. Credo che sia veramente una manifestazione riuscita anche per far capire a tanti quanto è difficile lavorare certi prodotti in territori con poco spazio e molto verticali come quelli della nostra regione, come quelli in particolare della provincia della Spezia, ma di quale qualità invece possiamo disporre avendo prodotti veramente di grande eccellenza. Come ogni anno è fondamentale il contributo dell'Enoteca regionale Ligure durante proprio questa manifestazione Liguria da bere, presenti qui allo stand in piazza Beverini, dove si alterneranno momenti di approfondimento a momenti di degustazione vere e proprie, tra l'altro di vini che non si trovano nelle cantine, quindi non si trovano negli stand lungo Corso Cavour.
Esatto, il compito dell'Enoteca regionale è di dare spazio a tutti i produttori, anche a coloro i quali non riescono fisicamente ad essere presenti nelle fiere, nelle manifestazioni. Questo è quello che accade qua a Spezia, l'Enoteca dà spazio in Piazza Beverini a tutte quelle cantine, anche piccolissime, ai propri prodotti che sono comunque prodotti di una qualità interessante, quindi anche qui in piazza si può assaggiare qualcosa di particolare. Ecco, ci saranno in particolar modo due momenti di approfondimento di grande interesse. Allora, il primo è quello sullo Shimsha, che è un vitigno molto poco conosciuto, quasi sconosciuto, mi viene da dire, che presentiamo qua, e si tratta in particolare di un vino passito. Poi abbiamo il Moscatello di Taggia, quindi siamo a Ponente, un altro vitigno poco conosciuto. Abbiamo deciso proprio di regalare due chicche a questa manifestazione, oltre alle tante altre bottiglie che si possono assaggiare. È iniziata oggi la 12ª edizione di Liguria da Bere, una manifestazione in grado sempre di raccogliere davvero un importante numero di visitatori. Quest'anno tra l'altro non mancano le novità. Ma sicuramente questa 12ª edizione, basta guardarsi in giro, è iniziata molto bene, e le novità sono che abbiamo inserito qualche stand di street food per cercare di variare l'offerta, oltre a tutta la produzione vitivinicola ligure che viene rappresentata lungo il corso Cavour. Abbiamo cambiato un po' la logistica e gli allestimenti in Piazza Beverini. Spero che siano graditi al pubblico e siano graditi anche a... Aspetta, rifaccio questo. Vuoi che ti faccia la domanda? È cambiata? No, cambia solo questa. Abbiamo praticamente quindi cambiato gli allestimenti in Piazza Beverini e ci auguriamo che sia gradito come tutto il resto al pubblico. La manifestazione, con i suoi stand che sono aperti dalle 18 alle 24, proseguirà fino a domani, domenica 2 luglio, ma andiamo a conoscere alcuni degli espositori. È iniziata ieri questa manifestazione, un primo bilancio, com'è andata? Ma per noi è la prima volta che partecipiamo, siamo contenti, ci facciamo conoscere e insomma, ritorneremo. Ecco, gli spezzini, oltre a bere del buon vino, sono curiosi, chiedono anche qualche informazione. Sì, ci chiedono i tipi di vino, le gradazioni, dove produciamo, poi ci sono anche tanti stranieri. Una forte rappresentanza della Val di Vara qui a Liguria da Bere, e tra l'altro ci troviamo proprio davanti allo stand della Taverna del Vara, il birrificio artigianale che ormai ogni anno conferma la propria presenza a questa manifestazione. Sì, la Val di Vara anche in questo caso ovviamente è presente in forza, è presente con grande qualità di prodotti, come è giusto che sia proprio per proseguire un percorso che la Val di Vara deve fare di crescita. Lo scorso anno a Liguria da Bere eravate presenti con tre differenti birre, quest'anno sono 7, a dimostrazione davvero della crescita della vostra attività, e la particolarità senz'altro è il fatto che ogni birra viene prodotta con un ingrediente diverso ma della Val di Vara. Esattamente, il nostro obiettivo è quello di riuscire a creare delle birre che parlino del nostro territorio, quindi abbiamo inventato nuove birre insieme a alcuni produttori, abbiamo fatto una birra col farro coltivato nei nostri paesi, una birra con un estratto di rose di un agriturismo di Carro, e quindi si va avanti per questo cammino, man mano la rete si accresce e quindi man mano le birre aumentano. Siamo dall'azienda agricola Conte Picce di Benedettini, quali sono i prodotti che offrite e qual è quello più richiesto? Allora, quello più richiesto sicuramente è il nostro vermentino. Abbiamo tre tipi di vermentino. Abbiamo una riserva che è un 2015, che è il nostro cru. Poi abbiamo dei rossi, abbiamo il rosso che prende il nome dal luogo da cui proveniamo, che è Baccano, e abbiamo messo il rosso Gran Baccano. Poi abbiamo un rosato e abbiamo un passito che assomiglia un pochettino allo Chacetra. E poi abbiamo un vitigno autoctono che è la Ruzzese, che adesso qui non abbiamo perché facciamo 500 bottiglie all'anno e basta. Ieri la giornata inaugurale com'è andata? C'è stato un buon riscontro? Sì, c'è stato un buonissimo riscontro, anche perché la gente
piace bere del buon vino e perciò penso che il riscontro sia stato ottimo. Il vino è anche cultura, dietro ogni vino c'è proprio una storia da raccontare, c'è anche interesse da parte dei visitatori proprio rispetto alla cultura che sta dietro poi questo comparto. Sì, è molto bello avere al nostro stand qui della Cantina Agricoltura 5 Terre una schiera di giovani che trovo molto preparati, devo dire. Da un anno all'altro li trovo migliorati da questo punto di vista, perché diciamo, sono consci del fatto che non si deve solo bere, imparare a bere un vino, ma bisogna anche sapere cosa c'è dietro. Quindi anzi, faccio un appello ai giovani di conoscere i produttori, andare a visitare le cantine, le aziende che producono vino, farsi raccontare la storia che c'è dietro un vino. E quando bevo nel nostro 5 Terre dico sempre, ragazzi, ricordatevi che nel bicchiere di vino DOC 5 Terre che bevete c'è una storia di 1000 anni che si tramanda di padre in figlio. E oltre al vino, a Liguria da bere come sempre si dà spazio anche alla gastronomia. Oltre ai prodotti locali, quindi ai muscoli, alle ostriche, alla focaccia di Recco, la novità quest'anno è caratterizzata dagli street food presenti in Piazza Beverini provenienti da tutto il mondo. Diversi mezzi trasformati in ristoranti e birrerie mobili, tra cui anche un particolarissimo bus londinese. Attraverso gli street food sarà possibile gustare diversi prodotti, tra cui le olive ascolane, lo gnocco fritto e gli hamburger. Tra le novità di quest'anno, l'abbiamo ricordato più volte, gli street food. Voi arrivate direttamente da Monza, cosa proponete a spezzini e turisti? Proponiamo una cucina prettamente americana, tradotta in chiave italiana, per cui con degli aromi più italianizzati e niente, cucina originale americana, low and slow, che vuol dire cottura a bassa temperatura per lungo tempo. Proponiamo la punta di petto di manzo di Black Angus, affumicata per 12 ore e la spalla di maiale cotta e affumicata per 18 ore. Che impressione avete avuto di questa manifestazione, di questa città? Siamo rimasti abbastanza sorpresi perché non ci aspettavamo questa grande affluenza da parte appunto della città e devo dire che siamo molto contenti tutti di partecipare a questo evento. Credo che torneremo anche l'anno prossimo, sicuramente anzi. Sicuramente gli spezzini e chi ha partecipato a Liguria da Bere non potrà dimenticare questo bus che sta davvero riscuotendo tanto successo. Com'è andata in questi primi due giorni? Ma diciamo che non ci possiamo lamentare, anzi siamo soddisfatti e ringrazio anche l'organizzatore che devo dire che ha fatto un bel lavoro. Il tempo è un po' così, infatti speriamo in bene anche per domani che è l'ultima giornata, però bene, bene, siamo soddisfatti, sì. Ecco, chi viene a trovarvi cosa potrà mangiare, bere e soprattutto potrà stare al piano di sopra? Allora, noi abbiamo 3 birre artigianali che le facciamo noi a Frassino in provincia di Cuneo. E si tratta di una bionda, un'ambrata e una rossa e poi abbiamo un hamburger di fassona oppure di medaglione cioè di verdure e le patatine fritte, classico.